Contro il forte freddo, anche quest'anno l'assessorato al welfare del comune mette a punto un piano di interventi per offrire assistenza ed ospitalità a chi non ha una casa. Per loro sono già a disposizione 100 nuovi posti distribuiti tra il dormitorio di Via De Blasis ed una struttura allestita per l'occorrenza in Via Jacopo De Gennaro a Fuorigrotta. Ma il piano, che si avvale del sostegno di Croce Rossa, ASL, Centro Servizi per il Volontariato, della comunità di Sant'Egidio e di Napoli Sociale, prevede anche il potenziamento delle unità mobili di strada. Ce ne saranno 9 operative sul territorio, affiancate da 2 pattuglie della municipale, per garantire interventi di primo soccorso e la fornitura di bevande e generi di conforto. Distribuiranno coperte, abbiamo raccolto più di 1500 coperte grazie al contributo dell'aeronautica militare, di ASIA, e di Federalberghi, ma anche di tanti cittadini che hanno voluto aderire alla campagna che abbiamo promosso per raccogliere appunto un po' di coperte da distribuire. Il banco alimentare metterà a disposizione bevande calde da distribuire, cibi, ma anche tute antifreddo. E per fronteggiare l'emergenza freddo, anche le stazioni della linea 1 della metro di Vanvitelli, Museo e Piazza Dante resteranno aperte fino alle 6 del mattino per accogliere senza dimora. Tutte le segnalazioni potranno pervenire alla centrale operativa sociale attiva 24 ore su 24 al numero 081 562 7027. Entro la fine dell'anno inaugureremo 2 nuove mense, una a Nisida e l'altra a Via De Blasis, e avvieremo i lavori per una parte dell'albergo dei poveri, una superficie di 2500 metri quadrati che ci consentirà di realizzare servizi, soprattutto servizi diurni, per l'accoglienza di tanti poveri della città, e accanto e nell'ambito di questi 2500 metri quadrati di superficie realizzeremo 20 unità abitative autonome per l'accoglienza di secondo livello.